In diretta qui su Radio Fermo 1, in questi giorni come sapete siamo a Milano per seguire il MICAM, tantissimi gli ospiti anche questa mattina, e dopo aver salutato Mauro Testella abbiamo anche la CNA che sta per partecipare ad uno dei talk che si tengono qui nell'area hospitality della Camera di Commercio di Fermo. Allora Paolo, a te. Allora, abbiamo Alessandro Migliore, direttore CNA Fermo, sono tante le imprese artigiane presenti al MICAM della CNA. Abbiamo appena sentito Mauro Testella, che tra l'altro è un vostro associato. Allora, come sta andando e quali sono le tue prime impressioni? Allora, impressioni poche perché sono appena arrivato. Ho parlato con il presidente, il quale avevo ascoltato anche nei giorni scorsi, e come avete visto anche dagli organi di stampa, appunto, ci aveva dimostrato un diciamo preoccupato ottimismo, però diciamo che stamattina l'ho visto bene, ho visto anche i suoi collaboratori, gli stand lì vicino, insomma tutta questa preoccupazione dovuta e motivata appunto dal momento che viviamo e soprattutto da quello che si dice anche nei mercati esteri, la disposizione dei budget, da queste cose. Diciamo che è un po' sconfessata, mancano alcuni momenti, oggi e domani, che comunque sono momenti decisivi, però diciamo che l'allarmismo che c'era, diciamo che è sembrato essere messo da parte, sì. Anche perché comunque si era partiti anche con le preoccupazioni per la situazione in Russia, Ucraina, eccetera, eccetera. Sembra che comunque anche dai primissimi dati ufficiali del MICAM gli ingressi siano leggermente aumentati rispetto all'edizione precedente, quindi questo fa ben sperare. Parlando invece della CNA, la vostra è una presenza storica qui al MICAM, diciamo che non siete mai mancati. Assolutamente, sia a livello provinciale, ricordo gli anni passati, 6 anni fa noi venivamo qui e portavamo 5 aziende in un nostro stand, e poi abbiamo deciso, come è giusto che sia, di allargarci e di rinunciare allo spazio nostro per fare quella rete di impresa che poi magari proponiamo alle nostre imprese, di farla noi come associazione di categoria e portare quella collettiva. Su quella collettiva 3 sono le nostre imprese, e più tardi andrò a trovarle per avere anche le loro impressioni. La novità che portiamo quest'anno è appunto questa promozione della rete di imprese Modart, dove appunto cerchiamo anche di quello che ho detto prima, no? Magari questo preoccupato ottimismo, questa paura è proprio perché i budget sono divisi anche per momenti dell'anno, e quindi non è detto che i rappresentanti, come ho visto, infatti già ho parlato con un mio amico tedesco, non è detto che abbiano il totale dei budget adesso, solo per la fiera, e quindi cercano sempre più occasioni di contatto, e questo è quanto abbiamo organizzato anche con le altre associazioni di categoria, ad esempio l'incoming fatto al Cosmopolitan grazie all'Unicredit, e soprattutto questo progetto in cui noi stiamo attrezzando un spazio allestito, uno showroom permanente Modart con queste 8 aziende. Devo dire che la pubblicità e la promozione è davvero accattivante e rappresenta quello che noi dobbiamo tutelare in primis, che è il Made in Italy, perché dobbiamo capire che se vogliamo mantenere la produzione interna, addirittura aumentarla, viste anche le performance non positive degli ultimi tempi, se vogliamo aumentarle tutelando questo sia nel settore della moda che nel settore alimentare, che qui vedo ben rappresentato. Esatto, ben rappresentato, e poi che ben si integra appunto con questo circuito di cui ci hai parlato e che poi di cui parleremo anche nelle dirette di oggi pomeriggio, anche in occasione della concomitanza dell'evento delle 15 dedicato proprio alle associazioni di categoria. Allora ti lascio libero per andare a incontrare le imprese CNA e ci aggiorniamo più tardi per sapere come andate, per parlare appunto meglio anche con gli altri protagonisti di questo progetto. Perfetto, noi ce la metteremo tutta anche nel dare il nostro contributo. Ricordo ieri è stato qui Sandro Coltrinari, e noi possiamo sia assistere le imprese magari facendo queste cose, dando loro visibilità anche grazie a voi, mezzi di stampa, però è importante che poi i compratori facciano anche il loro dovere. Bene, grazie Alessandro Migliore, buon MICAM.